Una città che ha visto due distinte manifestazioni senza sfociare in disordini. Questo è l'esito finale della giornata odierna a Gorizia. Da una parte il corteo di Casa Pound in città per i 100 anni dell'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, dall'altra la contromanifestazione. Il dispositivo di sicurezza messo in atto dal questore Lorenzo Pillinini dunque ha funzionato al meglio. I cortei sfilano per le vie della città scortati dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa, tra loro anche tanti in borghese. Attimi di tensione solo quando gli antagonisti, quelli ovvero che manifestavano contro il corteo di Casa Pound e che sono riconducibili agli ambienti dell'estrema sinistra, si sono fermati davanti al municipio di Gorizia urlando critiche all'amministrazione comunale. Poi ancora al Parco della Rimembranza, dove Casa Pound ha tenuto il comizio ufficiale della manifestazione. In questo caso ancora, il gruppo antagonista ha cercato di forzare il blocco delle forze dell'ordine, mettendo in allarme anche il servizio d'ordine di Casa Pound. Tutto comunque si è svolto e concluso per il meglio. Da segnalare anche che poco prima la partenza del corteo di Casa Pound, un pullman sloveno con a bordo manifestanti antifascisti è stato fermato dalla polizia alla frontiera di Sant'Andrea. A bordo sono state rinvenute e sequestrate aste per bandiere, che avrebbero potuto facilmente essere usate come spranghe e bastoni, e anche un coltellino.